terza Supercoppa italiana dallo stadio San Paolo, di fronte Napoli e Juventus. È un clima mondiale sugli spalti, 70.000 spettatori entusiasti, segno che la Supercoppa, la seconda edizione della Supercoppa, quella che opponeva l'Internazionale alla Sampdoria. Il calcio d'inizio, Luppi è stato dirottato in tribuna per scelta tecnica ed ecco che la partita è iniziata in questo momento, dunque terza edizione della Supercoppa. Al settimo minuto e 30 secondi del primo tempo, il risultato è sempre 0-0 in questa terza edizione della Supercoppa italiana. De Napoli scambia ancora con Alemão che cerca di verticalizzare, buona la palla, Careca, attenzione davanti a Tacconi e poi viene messo a terra, ma la palla termina ugualmente in gol. Il Napoli passa in vantaggio grazie a questa realizzazione di Silenzi. Avevamo intuito la possibilità che Maradona, anzi che Careca, potesse segnare la sua prima rete stagionale, poi invece sul proseguo dell'azione è stato bravo Silenzi a mettere dentro. C'è stato un fallo, chiaramente era rigore, vedete il fallo, ma giustamente, anche se forse in posizione di fuorigioco da verificare, Silenzi ha spinto dentro a porta vuota. Direi che questo è uno dei crucci della Juventus, l'evolversi di questa azione. Testa di Crippa, una finta di Careca, giocano alla grande, ancora Maradona inseguito, ancora Maradona, arriva in posizione di tiro, prova il pallonetto, un capolavoro di Maradona che termina a lato e questo è grande calcio di Diego Armando Maradona. Ingaggia il duello Crippa, preferisce scambiare con Careca, da questi ad Alemão. De Napoli, il tocco è breve, ancora per Careca, in posizione ottimale, Silenzi che può raddoppiare, attenzione, c'è però Careca e gol! Raddoppia il Napoli con questa combinazione sul filo del fuorigioco, 2-0 per il Napoli, grazie alla rete di Antonio Careca che firma la sua prima rete stagionale in una partita che conta. Silenzi e Careca sta diventando veramente la coppia più forte, per il momento la coppia estiva più forte. È la coppia estiva, ma è anche questa mancanza, per adesso credo, di mentalità da parte della Juventus in questa impostazione a zona. Quando gli attaccanti tagliano in diagonale non sono più seguiti, tra l'altro nel primo replay mi è parso anche in posizione abbastanza regolare, non è questa sicuramente l'inquadratura migliore, ma certamente colpevole in questa mancanza di punti di riferimento. Eccezione Galia, in effetti ecco lo scambio, ma tarda un attimo forse Marocchi, mentre bravissimo Schillaci a evitare in dribbling un paio di avversari, ancora Schillaci e poi gli rovinano addosso due avversari, si tratta di Corradini e di Ferrara e la possibilità per Baggio, sono sette, la possibilità per Baggio di andare al tiro, parte Baggio, attenzione, gol! Baggio infila il pallone, capolavoro balistico di Roberto Baggio, è una partita che regala molto, sul piano spettacolare la Juventus poco aveva fatto, ma Roberto Baggio ci ha regalato questa splendida segnatura quando siamo giunti al 39esimo minuto. Anche il gioco è effettivo, è calato notevolmente rispetto alle amichevole di mezz'estate o di fine estate. Mentre vediamo ancora questa splendida dimensione di Maradona, la palla buona per Crippa, attenzione a Crippa che cerca di dribblare Tacconi, poi va al tiro, mette la palla in gol Crippa, sfruttando anche una disattenzione collettiva della difesa juventina. Tacconi era andato davanti a Crippa, nessuno si è portato in porta e Crippa ha potuto deporre il pallone in fondo alla rete quando siamo al 43esimo minuto. Ancora la Juventus protesta per un presunto fuorigioco sulla fascia sinistra, dove comunque si trovano molti vuoti e dove Crippa ha potuto affondare anche scegliere. Si sprecano gli olè sugli spalti, l'incoraggiamento per i giocatori bianconeri, per i giocatori, scusate, in maglia azzurra, ed ora c'è questo tentativo di Tacconi, è una Juventus completamente allo sbando, una Juventus che subisce la quarta rete da parte di Silenzi quando siamo al 45esimo minuto. Una Juventus che non sa fare la tattica del fuorigioco, abbiamo visto adesso un giocatore bianconero che teneva in gioco il napoletano Silenzi, e quarta rete, una eccessiva punizione direi. Vede a questo punto per la squadra di Gigi Maifredi. 47esimo minuto, si accinge a fischiare, finisce dunque questo primo tempo, un primo tempo che ci ha già regalato la bellezza di 5 gol. E ovviamente un ragazzo che si chiama Silenzi, in confronto con Schillaci, dalla Serie B alla Serie A, mi sa che lo stia gasando. Ma guarda, io non credo che si debba fare questo confronto. Per fortuna, grazie a Dio, che Silenzi gioca per il Napoli. Per quello oggi sta facendo una grandissima prestazione, speriamo che continui così. Un pensierino per questa Juve, ben plasmata, forse il reparto che ancora ha da lavorare è la difesa. Posso sentire? È in preparazione, solo che questa partita ha capitato nel momento
sbagliato, perché trova il campione d'Italia Cassano in campo molto difficile da vincere. Per quello credo che la Juve debba migliorare, però credo che non debba mettere per migliorare questa partita come buono. Grazie a Diego Maradona, come vedete in ottima forma. Noi diamo le mille alla regia. Volta vedete che il Napoli ha buon gioco grazie all'indomabile Alemão, poi Marocchi che ha tolto letteralmente il pallone dai piedi a Maradona, ed è ancora il Napoli. Mauro tocca per la prima volta il pallone, prova a lanciare Careca, la posizione regolare, davanti a lui Tacconi, Careca il pallonetto, vediamo se la palla entra ed è gol, quinto gol del Napoli, ancora una volta Antonio Careca. Vedete che viene alzato in tripudio Albertino Bigone. Ancora una volta diciamo che se è bella l'azione del Napoli, abbastanza sconcertante invece la controazione della Juventus. La Juventus si stava sbilanciando un attimo, ha concesso spazio ancora Tacconi, anche questa volta preso a mezza strada tra incolpevolmente tra l'uscire e l'attaccante. È veramente difficile commentare. Napoli a primo fondo concreto, ancora schiacciato. Vediamo che Careca con molta freddezza e anche facilità. Che la partita si è esaurita agonisticamente e tatticamente nei primi 45 minuti, dove non si è decisa, e direi che il fischio di arbitro Longhi non viene che a sancire una fine che tutti agoniavano. Per dunque si conclude la partita con il risultato di 5-1. Ribadisco ancora il marcatore e di parola Diego Armando Maradona. Napoli dunque che si aggiudica la terza edizione della Supercoppa. Tripudio in campo, tripudio sugli spalti, un Napoli che non solo ha vinto, direi Roberto, ha stravinto, ma finiamo per ripeterci con queste annotazioni. Ma direi che è stato molto eloquente Maifredi, ha anche evidenziato i difetti o le colpe della Juventus. È chiaro che non devono essere troppo colpevolizzanti nella crescita di una squadra che deve migliorarsi. Il Napoli invece ha fatto capire ancora alle concorrenti che quanto mai presente, quanto mai sul pezzo, dicendolo per dirlo in modo giornalistico, quindi sarà sicuramente una delle pretendenti al titolo. Vedete ancora l'esplosione di tifo.